stadio dal Contre Sbarone di Barcellona, seconda giornata del campionato di Serie D. Per il girone I, Ligia Virtus, reduce dall'ottimo pareggio al Vincenzo Presti di Gela, ospita una CR Messina il quale imperativo è vincere, per scacciare via i fantasmi della prima sconfitta interna contro il Bari. Gran cornice di pubblico, con oltre 2000 presenze, quasi 500 appartenenti al tifo organizzato messinese, in quello che si rivelerà un tripudio tutto giallorosso. Persevera con il 3-4-3 mister Infantino, con il rientro di Meo, classe 2000 tra i pali, linea difensiva con Baillé, Porcaro e Cossentino, in cabina di regia il fosforo di Genevieve e l'energia di Biondi, con Cocimano e Biancola sulle corsie laterali, quest'ultimo al suo esordio in bianco scudato. Tridente leggero con Arcidiacono, Petrilli e Rabbeni, solo panchina per il capitano Gambino, fascia che così passa per anzianità sul braccio sinistro dell'ex Perugia Genevieve. Risponde invece con un articolato ma ordinatissimo 4-2-3-1 la formazione igiana di mister Mancuso, con 5 under e 2 classe 97 in campo. Siamo quasi al fischio d'inizio, agli ordini del signore Eugenio Scarpa di Collegno, assistito da Fabio Robustelli di Albano Laziale e Massimiliano Starnini di Viterbo. Un saluto alle rispettive tifoserie per le due formazioni. Prima di scendere sul rettangolo verde, la prima occasione è di marca igiana dopo 4 minuti e infatti Agravovic a sistemare il pallone dai 30 metri e a testare i riflessi del giovane classe 2000 Meo, che non è perfetto, resta lì il pallone, vi si avventa Busatta. È prodigioso però il giovane portiere messinese ad allontanare la minaccia. Dopo un quarto d'ora il Virtus avanti, cross dalla sinistra di Agravovic, Porcaro cerca di allontanare ma il pallone carambola sulla tibia dell'ex pistolina Giuseppe Miuccio per il tripudio del Dal Contre Sbarone. Al 19esimo il Virtus avanti grazie alla rete di Miuccio. Pomeriggio nero per la CR Messina, lo si capirà 2 minuti più tardi quando Cocimano fa il suo ingresso in area e colpisce una traversa clamorosa. Al 23esimo continua a provarci Porcaro mentre le due tifoserie sostengono i rispettivi beniamini, riesce però solo a testare i riflessi di Cetrangolo che è prodigioso a mantenere il risultato sull'1-0. 31esimo all'occasione di portarsi sul 2-0 Ligia Virtus, le piane non è lesto sul secondo palo a correggere il rete, risposta del Messina all'altro lato con questo colpo di testa fiacco di Biancola, facilmente bloccato da Cetrangola. Lepiane riesce a sventagliare il pallone, c'è il buco di Porcaro, la palla di Miuccio passa sotto le gambe di Cossentino e sotto quelle di Meo per il raddoppio dell'Ligia Virtus, clamoroso allo stadio Dal Contre Sbarone di Barcellona. Ligia Virtus conduce ora per 2-0 sull'ACR Messina, la doppietta del classe 2000 ex pistolina e taormina Giuseppe Miuccio. L'unico a provarci per i biancoscudati è sempre l'ex acireale Cocimano, il suo destro termina di un soffio al lato della porta difesa da Cetrangolo. Squadre alla pausa, sul duplice fischio il direttore di gara Scarpa sul parziale di 2-0, decide sin qui la doppietta di Miuccio, corre ai ripari mister Infantino che getta ora nella mischia rispettivamente Gambino per Cossentino e Sarcone per Biancola. Si passa ora con un 4-2-3-1 con Cocimano che va a fare il terzino all'occasione, però dopo appena 15 minuti Ligia di portarsi sul 3-0, Gazzesi divora la rete, altro cambio contro Didi che rileva Petrilli, lascia il campo anche il match winner fin qui quando Biondi ha l'occasione di accorciare le distanze. Al 67esimo il suo destro però termina ad un soffio al lato, ci prova allora Busatta che impegna Meo. Al 78esimo per il suo ingresso in campo anche Cimino, c'è un brutto infortunio per Sarcone, il bollettino medico dice lussazione del malleolo, quando dal rinvio lungo di Cetrangolo c'è il buco di Mbaye, Busatta serve in profondità per il subentrato lancio a pallonetto a Meo e profondo rosso per la CR Messina, 3-0 per Ligia Virtus, scoppia la gioia tra i tifosi Ligia Virtus, scoppia invece la contestazione tra quelli biancoscudati, nonostante infatti la netta differenza di budget tra le due società, il campo fino ad ora sta decretando un risultato netto, impassibile mister Infantino attende solo il triplice fischio che arriverà dopo gli 8 minuti di recupero concessi al direttore di gara Scarpa. Game over allo stadio Dal Contre Sbarone di Barcellona, Ligia Virtus si impone clamorosamente sulla CR Messina per 3-0, decide la doppietta di Miuccio al quale ha seguito la rete all'86esimo di lancia, scatta così la contestazione per i tifosi biancoscudati, contrapposta invece la gioia per quelli igeani. Un saluto da Claudio Costanzo che vi rimanda al prossimo servizio.